Buongiorno, ciao. Tecnicamente siamo live. Molto di corsa. Perché è tutto fatto molto di corsa. Ma benvenuti. Devo ancora avvisare sul gruppo. Ok, ci siamo. Allora, vediamo un attimo. Tanto non ce ne sono, quindi posso anche permettermi di dire di fare un po' quello che voglio. Allora, benvenuti. Metodo molto spartano, ammetto, di vedere lo streaming. Sono da PlayStation. Questo perché non ho un PC, non ho qualcosa che mi possa permettere di... Cioè, ho un PC, ma non posso streamare il mio schermo perché andrei a incasinare troppe cose, quindi ho dovuto accrocchiarmi così. Ieri sera abbiamo seguito con Pagonello lo State of Play. Oggi andiamo a seguire insieme il Pokémon Direct, quello che chiamiamo Pokémon Direct, anche se poi in realtà non lo è, però fa niente. Quindi vedere le novità di Pokémon, cosa ci aspetta il futuro, mettiamola in questo modo. E una volta visto, ne parliamo un attimo, facciamo due chiacchiere con chi c'è, se c'è qualcuno eventualmente, facciamo due chiacchiere, se no, Persona 5 Strikers. Ciao Alessio, benvenuto. 30 minuti per... No, allora, essendo fatto da Pokémon Company, questo è non da Nintendo, credo che sarà un po' più diversa la cosa. Non ci sarà nessuno spiegone su come si pesca o come si catturano i Pokémon, ecco. Quello che mi aspetto sono gli annunci che in realtà sono già un po' alicati questa mattina. Li ho letti perché tanto sapete che io leggo praticamente quasi tutto, ci sarà tanto da parlarne. Ci sarà tanto da parlarne poi quando sarà. Ah, mi sembra chiaro comunque dire che la copertura sarà tutta fatta da me. Mi sembra anche inutile dirlo perché non accetto che nessun altro tocchi Pokémon tranne me. Quindi voglio vedere di che morte devo morire. Mancano 3 minuti. Tra l'altro festeggiamo anche così il 25ennale di Pokémon. Dovrebbe essere 25 Pokémon. Faccio spammino anche su Twitter.
Faccio spammino generale anche sui social. In realtà poi dovremmo riprendere a fare anche lo spammino sui social. Però. Eccoci qua, Ale. Allora, 2 minuti, 60 secondi. Tu cosa ti aspetti? Dai, dimmi cosa ti aspetti, Ale. A parte quello che abbiamo già visto stamattina. Qui facciamo finta che non esiste. Pokémon Open World alla Let's Go. Non sarebbe male. Non sarebbe male. Dopo 25 anni ci vuole una giornata alla serie, in realtà. Spero possa avvenire presto. Spero possa essere questo l'anno perché avvenga. O questi anni dove può avvenire una cosa del genere. Allora, questa versione riparte da zero, quindi è la prima serie. No, che si riprenda con la prima serie direi di no. Cioè, basta. Piuttosto mischino le regioni, mischino le cose, ma non facciamolo ripartire da capo. Due minuti. Ah, Ale, dimmi se è troppo alto. Sento malissimo i bassi. Forse c'è qualche problema. Boh, secondo me c'è qualche problema. No, hanno messo dei bassi esagerati, cioè mi va tutto a merda. Anche in cuffia mi va di merda. Cioè, abbasso ancora più di così, però non so veramente quanto abbassare. Guarda, cioè metto meno 30. Fammi sapere come va adesso. Tanto poi lo rialzerò dopo. È che hanno messo la musichetta troppo alta loro. Hanno sbagliato. Hanno sbagliato un po' il mixing. Mamma mia. Le mie orecchie. Mancano 15 secondi. Sono veramente curioso, sono veramente hypato. Anche se il leak, io credo tanto al leak, però sono hypato. Eccoci, inizia. Eh, 25 anni sono passati, eh. Fammi sapere com'è l'audio, Alessio, intanto, eh.
si blocca. Non sono io il problema, sto giro. È proprio lo streaming che mi si blocca, anche a me. A ricaricare. Questi sono tutti gli anni che abbiamo fatto su Pokémon, tutti i vari strumenti. Allora, alzo ancora un pochettino. Ho un po' di belle memorie. Devo dirlo che rivedere queste cose mi mette un po' tanta emozione. Cioè i trade telefonici. Poi anche gli spin-off erano fatti benissimo. Questo me lo ricordo. Ecco, allora, i miei preferiti, Rubino e Zaffiro. I wireless adapter per GBA. E poi si iniziava pian piano con DS, spin-off per DS, spin-off per GBA. Diamante e perla. Nero e bianco, la quinta generazione. Uno dei giochi più fighi di sempre, in realtà uno dei giochi più maturi di sempre. E con un grosso problema, il problema di bianco e nero è che tagliavano troppo col passato e risultavano poco digeribili. Questo è un bellissimo gioco in realtà, il trading card game su PC. Mi piacerebbe riprenderlo prima o poi. Poi iniziamo pian piano ad arrivare a 3DS, quindi XY. Mega, il trading card game che si evolve. Omega Ruby Alpha Sapphire, il remake mi è piaciuto tantissimo. Per me è come si dovrebbe fare un remake quello. Facciamo così. Faccio una cosa che non dovrei fare. Ok, riprendiamo. Eh sì, è proprio la live, Alessio. Beh, è proprio la premiere del video. Non sono io. E poi arriviamo al mobile. Sole e Luna. Ultra Sole, Ultra Luna e Let's Go. E arriviamo pian piano al 2019 che è Sword Shield. Pokémon che comunque è un brand internazionale, è stato. Che bello, ti è piaciuto. Pokémon è diventato un brand. Eccolo qua, Sword Shield. Un brand che ha bisogno di svecchiarsi. E per la prima volta sono arrivati i DLC.
Virtual Fest e arriviamo a oggi, in realtà. Auguri Pokémon, sicuramente questo è da dire. Il mondo sarebbe... cioè tutti adesso fanno gli odiatori di Pokémon, ma il mondo sarebbe diverso se non ci fosse mai stato Pokémon. Il mondo del gaming, ovviamente. Pokémon Go. Tutte possibilità nelle tue mani. Pokémon 25th. Hello everyone. Buongiorno, I'm Ishihara from the Pokémon Company. February 27th is the date Pokémon domani Red and Pokémon Green were released domani in Japan, marking the beginning of the Pokémon series. Domani sono 25 anni. Pokémon series was born. Aspetta. Faccio di 10 secondi così. Pokémon series. An astounding 25 years have passed since the Pokémon series was born. We've shared so much with you over the past 25 years. Through our games, but also through so many other mediums, thanks to the support you've all shown us. Ringrazio ovviamente tutti quanti per il supporto per questi 25 anni e Utsunomiya adesso spiegherà le ultime novità. Ok, iniziamo da Pokémon Snap. First, I'd like to give you the latest update on the new Pokémon Snap game. We've put together a video that will show you some of the gameplay. Please have a look. Che belli pupazzi che ha dietro, li voglio anche io tutti. Trailerino di New Pokémon Snap. Welcome to the world of New Pokémon Snap. This che parrebbe essere una figata. You'll ride the Neo One through the jungle. Lasciando che tutti pensano che Pokémon Snap sia una merda, ma in realtà è bellissimo. Under the sea, to research Pokémon in their natural habitats. And of course you won't be alone. Quindi Speculux è il professore, ci saranno Rita e Phil, i suoi assistenti. L'obiettivo sarà di fotografare i Pokémon per l'intero, ottenere i punteggi. By watching wild Pokémon, you can discover behaviors that are rarely seen. Look, a surfing Alolan Raichu. And there's Vaporeon. Let's try throwing it a fluff fruit. That's it. Quindi now's our chance. Ok, fai il fatto Vaporeon. Ah, me la Trainer te la lancia addosso. Ah no. What a wild way to eat. Here's a park at night. Let's try playing a melody. Oh, tutto bello contento. Sure made Hoot Hoot happy. Quindi le sfere sono anche le sfere Lumina. Per far brillare i Pokémon, ok. Raga, però va bene tutto. Vado un attimo indietro. Raga, il problema non è neanche la mia linea, raga, la mia va alla bomba. È proprio... è proprio questo. Those flames changed color. Make good use of your tools to take shots that really stand out. Then, io lo voglio giocare. Oh, 4 stars. We captured a rare moment there. Tutto bello che stiano già usando la versione localizzata comunque. To fill up your Pokémon photo decks. And there's more. Oh, bella foto mod. Use features like stickers and frames to make your favorite photos even more special. And I'm sure you'll want to show off your best photos, right? We know that feeling well. When you want to do that, it's time to go online.
You can share your favorite photos and check out photos from around the world. And if your photo becomes popular, it might even be featured and get more attention. Seeing something like that may inspire you to go back and take even more photos. We're getting closer to the start of your adventure. Dovevo iniziare tra l'altro, dovevo arrivare tra l'altro tipo metà marzo, fine marzo mi pare, o fine aprile. So make sure you're prepared. Whoa! Is that the mythical Pokemon Celebi? Get ready! The Lentil region is waiting for you! 30 aprile, ok. Stesso giorno di Nier, vicino a Nier comunque. Stesso giorno di Eternal. What did you think? I hope you're looking forward to the game's release on April 30th. Next, I'd like to tell you about several events we're holding to celebrate Pokemon Day. In the Pokemon Sword and Pokemon Shield games, special max raid battles featuring Gigantamax Pikachu are underway. And in Pokemon Cafe Mix, we're holding a promotion in which you can receive 2,500 golden acorns for logging in. In Pokemon Go, Articuno, Zapdos, Moltres, and even Mewtwo are appearing in legendary raid battles as part of No, no, beh, non è quello che serve adesso, Snap, però... Ecco, Pokémon Master X è iniziata oggi la celebration. And his partner Pokémon Charizard will arrive at last. Lo so perché ci giocano dei miei amici a questo, quindi questa cosa qua già la sapevo. Diamante lucente e perla splendente sono ufficiali allora. Fine 2021. Sviluppato da Ilka. Perfetto, il leak ci ha preso. Il leak è reale allora. Perfetto, allora il leak è confermato. This is a tale from a long, long time ago, when the Sinnoh region was still only a vast wilderness. A certain village bustled with the comings and goings of people, while in the mountains and seas, Pokemon roamed as they pleased. Però che... Oh, niente, proprio quel trailer conferma... Cioè, quello che ho messo sul gruppo oggi, confermatissimo, l'immagine è la stessa. Madonna, lo vedo andare a 4 fps, no? Scusa, cosa? Allora, l'erba è veramente brutta comunque. E va a 4. Perché c'è Chimchar nel mondo? Così. Anche Turtwig. Gli starter sono sin da qui l'Oshawott e non mi ricordo mai come si chiama l'uccellino. Rowlet. Così, a caso. Capitolo Arceus. Leggende Pokémon Arceus. 2022. I'm pleased.
pleased to announce two new additions to the Pokémon sono molto eccitato. First, I'd like to present the Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl games. These are faithful remakes. Sono molto eccitato, sono molto eccitato da tutti e due in realtà. Nintendo DS system in Japan 15 years ago. Vediamo qualcosa di più su Diamante Lucente per la Splendente, dai. The Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl games, remakes of the Pokémon Diamond version and Pokémon Pearl version games, which were released for the Nintendo DS system, are coming to Nintendo Switch. These games will be developed by Ilka. Grande Ilka, grande Ilka, io mi fido di te. The project is being directed by Yuichi Ueda of Ilka, as well as Game Freak's Junichi Masuda, who was the director for the original Pokémon Diamond version and Pokémon Pearl version games. Your adventure will take place in the Sinnoh region, rich in nature and with towering Mount Coronet at its heart. It is a land of many myths passed down through the ages. The sense of scale of the original personaggi mezzi cibi has been carefully preserved. And you'll be able to travel through familiar locations once sì, again. Sì, sì, me va bene, cioè questo remake così va benissimo. You'll choose either Turtwig, Chimchar, or Piplup as your first partner Pokémon. In these games, you can enjoy a grand adventure. E i modelli together. Dei Pokémon comunque sono gli stessi, quindi comunque cioè, hanno cambiato solamente i personaggi che hanno cambiato mentre da un modello 3D più definito a un chibi, magari per risparmiare sul a livello tecnico. Però in combattimento sono normali i modelli e sono molto fighi. Fine di quest'anno, credo voglia dire novembre, dicembre, immagino, come al solito. Hope you're all excited for a nostalgic yet fresh adventure in the fine 2021, che voglio dire sempre quello, novembre. Next, allow me to introduce you to the Pokémon. Tanto si chiama Leggende Pokémon. Quindi vuol dire esatto, ok, lo sta dicendo, è un nuovo approccio alla serie. Quindi è Leggende Arceus è da Game Freak. E vediamo il video. Sono molto eccitato da tutto io. Molto da tutto. E Leggende Pokémon secondo me vuol dire che ne arriveranno altri su altri Pokémon leggendari. The events of this game unfold in the Sinnoh of old. In this time too, Mount Coronet towers over the Sinnoh del passato, quindi confermato l'ambientazione del passato. Pokémon live freely in the wild here, but the harsh environments may be different from the ed è per questo che c'è ok. In this era, stato Piplup selvatico. People have journeyed to Sinnoh from all over and founded a prosperous village in the hope of learning more about this land. As for these three Pokémon, Rowlet, Cyndaquil, and Oshawott, it seems they were brought to Sinnoh by a certain professor who encountered them while traveling around various regions. You'll set off on your adventure after receiving a first partner Pokémon of your own from this professor. With the village as your base, ok, quindi va bene, la missione sarà sempre quella. Il primo Dex di Sinnoh. Even in this era, wild Pokémon can Madonna, no, cioè Chimchar andava a 2 FPS. You can also engage in Pokémon battles alongside. E le battaglie sono classiche a turni. Bravi. Bravi. Pokémon and strive to complete your Pokédex. Now for the mythical Pokémon that graces the game's title and story, Arceus. According to legend, Arceus shaped all there is in this world. But how is this Pokémon connected to your journey? The answer to this question and more awaits you in this exciting new action RPG adventure for the Nintendo Switch system. No, vai via, ho detto. Pokémon Legends Arceus simultaneamente l'anno prossimo. The world early next year. We hope you're all excited to set out on these adventures across the Sinnoh region, each one distinctly different from the other, with the wonderfully nostalgic Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl, as well as the Pokémon video game series new journey, Pokémon Legends Arceus.
Sono veramente eccitato. Allora, è chiaro, ma è chiaro, lampante come il sole, che hanno palesemente bisogno di un nuovo hardware. Hanno bisogno di Switch Pro. Perché, allora, credo sia tutto finito in realtà. Cioè, andiamo adesso a rivederci il primo trailer. Cioè, questa parte qua, ok. Vediamoci senza il buffer di YouTube. This is a tale from a long, long time ago, when the Sinnoh region was still only a vast wilderness. A certain village bustled with the comings and goings of people, while in the mountains and seas, Pokemon roamed as they pleased. Cioè, questo trailer bello, bellissimo, però, cioè, a un certo punto c'è un Chimchar che va a 2 FPS. No, ma ci sta. L'esplorare la leggenda ci sta, Alessio. Poi dobbiamo ancora vederlo, cioè, è un trailerino. Ci sta, è un modo per rivoluzionare, è il modo che stavano dicendo prima, per rivoluzionare la serie. Cioè, serve qualcosa per rivoluzionarla e ci sta. Cioè, guarda qua, quel Pokémon lì che volava, che boh, era un po'... no. Cioè, guarda qua, c'è Chimchar qua, era bruttissimo. Anche quel Budio come si muove, no? Cioè, ha bisogno palesemente di Switch Pro, questo gioco. Funzionare. No, tra l'altro mi fai anche discussione sul gruppo di Emanuele, non c'ho assolutamente voglia. La farò dopo al massimo. Cioè, intanto andiamo anche a vederci il pezzo per quanto riguarda Diamante e Perla. Next, I'd like to tell you about several events we're holding to celebrate Pokémon Day. In the Pokémon Sword and Pokémon Adesso andiamo a vederci anche i trailer. Anzi, facciamo così, bravo Alessio. Andiamo a vederci bene i trailer. Pa, 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 pa. Allora, eccoli qua. Perfetto. Abbiamo quello di Perla e Diamante. No, credo sia questo. Sì, ok, sì, è questo. Non ci si può lamentare. Abbiamo visto Spada e Scudo cosa sono stati a livello tecnico, e volevamo ancora Spada e Scudo. No, per me così è perfetto. No, per me va benissimo questo. Il problema grosso è questo. Cioè,
questo gioco su Switch base. This is a tale from a long, long time ago, when the Sinnoh region was This is a still tale only from a a vast long, long. Ah, ha caricato anche i trailer alla cazzo di cane. A certain village bustled with the comings and goings of people, while in the mountains and seas, Pokémon roamed as they pleased. E leggo veramente gente che si lamenta. Cioè, no. Raga, non ci capite più un cazzo. Hashtag sta Pokémon non è per voi. Cioè, mi è balzato anche il trailer, mi è saltato. A me questo ispira un botto. Sì, adesso io non so se avevi letto i leak, Ale, per quello. Per quello ho pensato subito a quel discorso lì. Ok, l'avevi visto. È molto figo. Io mi riguarderei un attimo il remake. Anzi, no, riguardiamoci questo, Legend Arceus. Perché in realtà c'è tanto da analizzare. This is a tale from a long, long time ago, when the Sinnoh region was This is a still tale only from a a vast long, long. wilderness. A certain village bustled with the comings and goings of people, Dividiamo i 25 while in the anni. mountains and seas, Pokémon roamed as they pleased. A me questo eccita, il problema è che questo a me eccita, ma c'è questo cazzo. No, è il trailer che ha fatto male, scusate, andiamo a metterci con un altro trailer. Canale di Pokémon. Ma è un trailer veramente brutto quello, cioè. Allora, il canale di Pokémon. Non sono usciti i trailer in italiano. No. Ah, beh, sì. Canale italiano è ancora Spada e Scudo. Allora, andiamo su quello inglese. Allora, canale inglese. Arceus. Guardiamo un This attimo is a tale qualità. from a Ok, long, 1080, quindi qualità massima. long time ago, when the Sinnoh region was still only a vast wilderness. A certain village bustled with the comings and goings of people, while in the mountains and seas, Pokémon roamed as they pleased.
Cioè, tecnicamente questo bisogna... Oh. No, 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 Ale, no, no, questo qua è il trailer del canale di Pokémon e che, vedi, va benissimo. No, no, non perdevo frame per quello. Il problema era proprio il trailer che avevano messo su. No, no, Switch non gliela fa. Cioè, io voglio bene a quella console, io gli voglio benissimo, io amo Switch, ne ho due. Ma non ce la fa Switch, fa questo. Stato sviluppato solo da Game Freak. Solo da Game Freak. Invece Shining Pearl e Brilliant Diamond è sviluppato da Ilka con Game Freak dalla mano. Cioè che in realtà ci sta. Ilka in realtà, Ilka sta solamente producendo il gioco con Game Freak a dargli una mano. Ma se a Ilka danno i remake, so contentissimo. E lo stile CB, per chi si sta lamentando e mi ha rotti i coglioni, è per un semplice motivo: Spada e Scudo avevano un piccolo problema, che con i modelli nell'Overworld andavano a calare gli FPS e andava a calà. Ha detto facciamo un remake più leggero. Anche perché i modelli in combattimento sono normalissimi. All'inizio, quando avevo letto il leak, avevo molta paura di sta roba, ma visto così è bellissimo, ci sta. Cioè, fatelo. Sì, tralasciando quello, però questo è molto più CB, perché Spada e Scudo invece sono molto più... come si dice? Sono molto modellosi, adesso non è CB. Andiamo a vedere la parte iniziale, che adesso è piaciuta tantissimo. E chiudiamo la parentesi Pokémon. Io sono straeccitato da tutte e due. Ho un dubbio per quanto riguarda la console, perché ho un dubbio grosso su Nintendo Switch. Io mi ricordo rosso, blu e giallo, che mi scambiavo i Pokémon tramite cavo con gli amici. Beh, questo trailer a me ha fatto veramente tornare indietro con la memoria. Cambiavamo Pokémon col cavo e facevamo il trucco per sdoppiare i Pokémon mentre andavamo tipo in gita sul pullman a scuola, tipo in giro per Milano con la scuola in pullman, e ci scambiamo i Pokémon nel traffico. Le carte io per un po' le ho collezionate e un paio di tornei li ho fatti quando ero piccolo. Cioè, poi
i primi giochi su DS, i primi spin-off, i mystery dungeon, le robe varie. Cioè, questo trailer veramente fa capire quanto Pokémon ha veramente cambiato le vite di tutti. Tra una cosa e l'altra, Pokémon, nonostante adesso magari tutti odino perché dici ah, un gioco vecchio di 25 anni che è rimasto 25 anni fa, vero, è rimasto 25 anni fa, sono d'accordo, ma cazzo sarà bello, e cazzo sei ancora bello. Ecco, questo tra l'altro è un remake, ma che bello, Omega Ruby, Alpha Sapphire, ragazzi. Io... No! Scusate. Pokémon ha fatto delle robe bellissime. Devo ascoltare un attimo un audio. Vi faccio un secondo tavolo. Scusate, è tornato. Cioè, adesso Spade e Scudo mi sono piaciuti tanto anche. Ma davvero volevate un remake con quello stile lì? Con cioè, i Pokémon sgranati, i personaggi con i contorni, davvero? Io no. E secondo me chi si lamenta non gioca a non ha mai giocato a Pokémon da inizio. Non è un vero fan di Pokémon. Allora, io voglio chiudere la parentesi di Pokémon rivedendo le ultime due volte i due trailer. So che adesso mi stai odiando perché stiamo vedendo alla follia questi due trailer, ma l'ultima volta li voglio rivedere. Poi andiamo a Persona. Sì, no, perché io sono straeccitato in realtà. Cioè io veramente sono fomentato e Diamante e Perla sono quelli che a me sono piaciuti di meno. Vabbè, a parte dei classici, chiamiamo. Perché giocai a Platino e Platino sì, bello, ma... Cioè, che palle, no? Sbagliato, scusate. Vabbè, tocca vedere la capo. No, dai, faccio un paio di salti avanti. Cioè, è praticamente il gioco... È la remaster, questa è la remaster.
riprenderanno sicuramente anche Black and White, perché li stanno facendo tutti. I classici credo che li faranno, fino a Black and White li faranno tutti. E magari uniscono Black and White con Black and White 2. Che... cioè... come Let's Go in realtà riprendeva molto giallo. In realtà ecco una cosa, c'è un remake che sta mancando nell'ultimo periodo, perché hanno rifatto il primo, stanno rifacendo Diamante e Perla, hanno rifatto Zaffiro e Rubino, manca ora l'argento. Ah, voglio fermarmi da qua. Sviluppato da Ilka, se questo viene bene a Ilka, spero che tutti i remake li facciano loro. Spero che tutti i remake passino in mano a loro. Così almeno Game Freak è libera di spaziare con quello che gli viene in mente. Come questo. This is a tale from a long, long time ago. Guarda che bella la Pokéball in legno. Bello che io indico lo schermo, ma non c'è nessuno che mi vede effettivamente. A certain village bustled with the comings and goings of people. While in the mountains and seas, Pokémon roamed as they pleased. Senti che prepotenza, madonna, sotto, che parte sotto. Poi vedi le animazioni, raga, cioè... guarda quello Sphinx là com'è tutto contornato. Cioè io posso capire il... ma è un alfa. Giusto per farlo vedere... This is a tale from a long, long time ago, when the Sinnoh region was still only a vast wilderness. Temtem spinge, esatto Alessio, esatto. Temtem spinge. While in the mountains and seas, Pokémon roamed. Allora. Tu, passiamo a persona. Passiamo a persona, ragazzi, per un semplice motivo. Perché stasera dovremmo essere live, sempre con me. Quindi oggi doppia live, l'ho fatto apposta in realtà. Oggi pomeriggio, a parte per seguire Pokémon, ma anche per far persona. Stasera dovremmo essere live con un altro giochino. Alzo leggermente, scusate. Con un altro giochino targato Square Enix. Su... la console migliore che esista al mondo per ora, finché non esce Pro. Quindi stasera, ragazzi, giochiamo Bravely. Iniziamo Bravely insieme. Poi lo porterò avanti io per la review Bravely. Ma almeno lo iniziamo e lo facciamo vedere. Visto che Nintendo ci ha gentilmente offerto il codice review,
ma comunque devo lavorarlo, sì, ma ci ha offerto il codice review, quindi mi pare anche giusto farlo vedere. Sì, PS5 Pro, aspetta e spera, le. Cioè, PS5 miglior console al mondo, aspetta e spera, le. Parlavo ovviamente di Switch. La mia adorata Francesca. Quindi siamo persona, cioè siamo davanti in persona. Allora, tanto per ricordarci, smetto di leggere perché sono veramente di cazzo. Sono arrivato a quando c'è Zenkichi che chiede di allearsi, diciamo, tra virgolette. E abbiamo capito qual è il piano per affrontare i riflettori nella prigione di Alice. Quindi adesso io vado un attimo, faccio un attimo il negozio. Come sempre, tutto quanto posso. Vediamo se sono altri da comprare. Sto a comprare nuove armi per tutti. Quanto Aru non la uso. Yoisuke. 5 sarà, no, dai, solo 6 salsa. Allora, potenza di veloce, ci devo andare. Allora, prima devo registrare. Registro tutte e vediamo se posso. Allora, perché si occupa di amici, no? Ah, perché è oltre il mio livello, giustamente, la succube. Invece questo è il perché io ce l'ho. Ok, e c'è Andras allora che non ho. Allora, metto Tarukaya, ok. Sei convinto, Alessio, di dove sono adesso? Sono Andras. Vuoi che sia la tua nuova maschera? Che tipo strano, non prenda se finirai ammazzato. Buono. Grazie, Andras. Fai piacere. Ok. Vai. Ciao Ale, a tra poco. Allora, infidati nella prigionzia. Ricordi tutti i vostri ruoli? Io, te e Ryuji ci occuperemo di distruggere i riflettori. Nessun problema, ci sbalzeremo in un lampo. Mentre io, Makoto e Aru ci occuperemo di proteggere Futaba mentre viola il pannello di controllo. Non permetteremo nemmeno un'ombra di liberarci. Potete contare su di me. Bene, sarete le mie guardie del corpo. Giuro che butterò giù quel muro, costi quel che costi. Il mio obiettivo è attirare altrove l'ondata in sé di nemici. Dopo averli seminati mi riunirò al gruppo. Grazie Sofia, ma cerca di non essere troppo avventata. Ricevuto, non sarò troppo avventata. E il pilastro di tutta questa operazione è...
Tu sarai la stella di questo diversivo, renditi più appariscente possibile, Ren. È ora di muoversi, ci apriremo un percorso fino al castello di Alice. Che poi immagino in realtà anche che il castello di Alice sia un altro dungeon. Cioè non mi aspetto che sia una roba così easy. Arrivo. Ok. Esploriamo la prigione. Avete fatto memoria il piano? Allora andiamo. Iksu. Iksu. Si buio steso. Sta arrivando uno. Ah, questo tra l'altro è per iniziare l'inizio. Beh, dai, quantomeno sto giro all'inizio lo vediamo tipo all'inizio, veramente. Bene, l'operazione abbia inizio. Che data spettacolare, Joker. Li hai fatti indiavolare. Incavolare, credo fosse, in realtà. Indiavolare, no, è giusto. Continua così, attira fino all'ultimo la loro attenzione. Ottimo, sono già morto. Sono già morto, mi hanno bloccato. Non ci voglio credere. Mi hanno bloccato e sono morto. Ottimo. Tutto figo è iniziato poi. Bello, prima arrivano altri.
comunque mi fa ridere che chi dice ah ma no ma è Muso non ha mai giocato Muso forse. Solo perché ci sono tanti nemici non vuol dire che sia un muso. Grazie al cielo ce l'abbiamo fatta in tempo. Guardate, vedo un attimo per... Non poteva andare meglio, Joker. Sono addirittura dal video diversivo. Si direbbe che il piano sia stato un successo. Ehi, è stata fantastica, Sophie. Ora non ci resta che dare l'assalto al castello. La vera battaglia inizia ora. Spazziamo via le ombre restanti, raggiungiamo il 705. ジャックランタン、嫌え。
イコーン。いただいていく。こういう時は、爆発物だ。うまく使って、敵を巻き込んで。オッケー、やってみる。このまま一緒に。うまいぞ。その調子でガンガンやっちゃえ。どれ動きだ。ぶっ飛ばせ。はっ、やっ。やっ、よっ。全力比較。問題なし。の全滅を確認。よし、これで邪魔者はいなくなった。それ調べてみない？あれ？早速行くぞ。オッケー、誰だ、トラック。やるぞ。敵の気配は感じない。安全だ。いいものを拾ったぞ。よっ。やっ。サーチライト、ちゃんと消えてる。陽動作戦はうまくいったようね。一気に敵の懐に飛び込むよ。シャドウの気配がする。まだキエビが残ってたか。Una vittoria facile, direi. I vettori delle aree più avanti sono ancora attivi. Saranno una sciocchezza per Joker. Lui può superarli in scioltezza. Come funziona? Ho sbagliato. Che 99%. Sono un cretino. Questa non sapevo come superarla, in verità. Dunque siete voi profanare questo regno. Non avanzerete oltre. Una volta morti, sua maestà potrà rasserenarsi. Questa è forte. Fate attenzione, ragazzi. Soggiogamento. Yeah.
Il tetto, perfetto. Con la theme song di Alice che è bellissima. Questo è uno. Allora. C'è questo. Quindi si parte da questo. Si va a questo. Si va a questo. E poi si finisce con questo. Ho visto male io. Andiamo. Intrusi, e ciuffateli. Come osate sfidare Sua Maestà? Arrivano, siamo circondati. Sale anche di livello Futaba. Una delle abilità di supporto speciale di Oracle può conferire bonus tipo Kaya, recupero HP, recupero SP o altri effetti utili. Quindi mo supporto morale probabilmente. Allora, un attimo, andiamo a sbloccare un paio di cose del legame. Allora, legame. Affari più convenienti. I saldi, va bene. Poi
aumenta i soldi del, gli effetti curativi nel multiverso, ripristina gli HP dopo un'imboscata, assolutamente sì. E... tecnica di passaggio. E aumento anche di livello la possibilità di avere delle maschere. Magistrale di Joker adesso, not bad, che man mano che li uso mi salgono i talenti, che usarli tutti ora che ho, ce voglio. Ok, ah ok, Magaru ha un'area ancora più ampia. Okay, okay. Sofì scarseggia, scusami, in quale universo? L'istinto animale. Sali di Paolino, ovviamente no, lo sai, vero? Mi sono dimenticato di... Vabbè, sì, ho cambiato titolo in realtà. Se cambio titolo non si crea... Cioè, se cambio gioco non si crea un'altra live? Cioè, non so startare le startup. Dovrebbe tecnicamente crearsene un'altra quando cambio... Le separa. Ottimo. Dopo controllo. E... No, non le ho separate allora. Peraltro non sto a... Cioè... Scusami, però metti caso che adesso c'è solamente tu come spettatore e c'è Alessio. Ma metti caso che come si dice? Metti caso che avessi avuto 47 spettatori. Cioè avevo restart la live. No, anche no. Vabbè, al massimo non le dividi. Semplicemente non le dividi. Tanto è un continuo. Quando la mando, me la manderò a Sara, semplicemente spiegherò, guarda, la foto prima ora è se Pokémon Direct, ma poi vi giocato la persona. Siamo saliti un bel po', quanto mancherà la cima? Ancora un po', sì. Dovrebbe esserci una scalinata oltre quella porta. Immagino che poi qua arriveranno altri nemici.
sudici invasori, non raggiungerete mai il salone reale. Il prezzo per aversi dato sua maestà sono le vostre teste. Un pochino violento. Arrivano, sospendiamo l'esplorazione finché l'area non sarà sicura. Torno al lavoro, buona live, grazie Pauli. Non dovevo farla, sarebbe troppo lunga, però vabbè. Makoa, punto di domanda, perché poi punto di domanda? Media. Ma come? Ma adesso è questa porta a non aprirsi. Ma è la porta che conduce alle scale. Forse dobbiamo controllare l'esterno, potrebbe valerne la pena. Che conduce alla scalinata. L'odore arriva da qui. Siete pronti a tutto, ragazzi? È una specie di voliera. Che ci fa qui? E dov'è Alice? Non sembra nei paraggi. Ehi, guardate. È un tesoro? No, è qualcosa di completamente diverso da un tesoro. Nascondetevi tutti, ci sono delle ombre. Che ci fanno? Hai portato tutti i desideri? Sì signore, tutti quelli raccolti finora. Desideri? Ne arriveranno presto altri. Catturateli tutti, chiarimenti i loro desideri e portateli qui. Ricevuto signore. Ehi, quelli sono desideri? Ha un aspetto terribilmente familiare.
Già, sono identici a quelli visti che abbiamo visto l'altro giorno. Desideri vengono inviati verso l'alto. Dove sono finiti? Cosa stavano facendo? Ho detto che stavano portando via tutti i desideri, giusto? Perciò quei gioielli sono i desideri. È come se fossero stati risucchiati dentro quella luce. Non ho più dubbi. Vedete quella cosa brillante lassù, simile a un tesoro? Quello è il desiderio. Sul serio? Abbiamo sentito che Alice li stava raccogliendo. Ma c'era solo un mucchio di gemme. Come ha fatto a trasformarsi in quell'affare brillante? È solo un'ipotesi, ma forse quella lassù è la forma originale di un desiderio. Del resto, i desideri della gente non possiedono naturalmente una specifica forma concreta. Beh, parla per te. E visto che tutti consideriamo preziosi i nostri desideri, potrebbe essere questo il motivo per cui somigliano a dei gioielli. Quando le orme, le ombre ghermiscono i desideri delle persone, esse percepiscono coscientemente il furto, ed è allora che i desideri prendono forma. Ma perché sono ritrasformati in luce? I loro desideri continuano a essere rubati. Forse Alice viene considerata la loro nuova proprietaria, ora che sono qui nella sua gabbia. E Alice non sembra considerare l'eventualità che le vengano a loro volte rubate. Ecco perché hanno riassunto la loro forma base. Detta così sembra avere una sua logica. Ad ogni modo, se rivendichiamo i desideri e li liberiamo da questa gabbia, la gente troverà nuovamente il mondo. Già, vale decisamente la pena tentare. Un momento. Com'è possibile rubare la luce? Useremo una lettera di sfida. Una lettera di sfida? Che cosa sarebbe? È così che costruiremo quella luce scintillante ad assumere una forma materiale. Se il proprietario è consapevole che qualcuno è a caccia del tuo tesoro, questo prende forma. I desideri dovrebbero funzionare allo stesso modo. Per farlo, mandiamo una lettera di sfida al nostro obiettivo, in cui annunciamo che intendiamo rubare ciò che per lui è più prezioso. Tutto chiaro, più o meno. Ma siamo sicuri che funzionerà? Questo non è un palazzo con un tesoro. Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinunciano all'azione. Dobbiamo quantomeno provare. Per il momento assicuriamoci un percorso di infiltrazione sicuro. Sì, a chi arriva prima? Cretino. Aia. Cretino. Stai bene? Cos'è stato? Giurerei che di aver visto Scala sbattere contro una specie di porta di una cella. C'è un'altra barriera. Sento qualcosa. Sophie, aspetta. Perché non te ne vai e basta? Cosa pensi di fare fissando i ragazzi in quel modo? È un tale spazio. È un tale spreco di spazio quella lì, vero? Assolutamente, è una sfigata. Mi sento male solo a guardarla. No, ma io volevo solo... Che diavolo era? L'avete sentito anche voi? Un ricordo nascosto dal monarca. Sophie, va tutto bene? Sì, nessun problema. In ogni caso ho scoperto una cosa. Quel ricordo che avevamo sentito, la chiave per la barriera. In che senso? Al momento la gabbia è chiusa con un lucchetto. Hai ragione, sarebbe quella a fare lassù. Necessita di una chiave, che troveremo nella stanza da cui provengono quelle voci. È una sorta di camera segreta. Ma non la troveremo qui. Dovremmo tornare nella realtà per quello. Nella realtà? E perché mai? La stanza è completamente isolata. Il suo ingresso esiste solo nel mondo reale. Ma come fai a sapere tutte queste cose? In mezzo di qualche tuo programma o che? Non lo so, l'ho semplicemente percepito. Forse il lucchetto su questa gabbia è in qualche modo collegato a un lucchetto nel cuore di Alice. Mona-chan. Se Sophie ha ragione, quello che abbiamo appena ascoltato è un ricordo del monarca. Il che significa che è estremamente importante per lei. Ho l'impressione che quel ricordo agisca come un lucchetto sul suo cuore, impedendoci di superare quella porta. Per cui il lucchetto è un ricordo importante. Ed è tutto naturale che la chiave di questo posto... venga conservato in un luogo introvabile. Inizia l'allergia.
Elogiamento senz'altro valido, ma com'è possibile? Purtroppo queste sono solo congetture. Nemmeno io ho mai visto nulla di simile. Questa potrebbe essere un'altra differenza tra i palazzi e questa prigione. Hai detto che in questo mondo è impossibile raggiungere la stanza segreta, giusto? Corretto. Il luogo andrà ricercato nella realtà piuttosto. Quale potrebbe essere? Non sono riuscita a individuarlo. Ma dovrebbe essere collegato in qualche modo a quelle voci, giusto? Potrei sbagliarmi, ma... non mi è sembrato che il ricordo riguardasse un episodio di bullismo. Mi sento male solo a guardarla. E se risalisse al periodo scolastico? Avrebbe senso! Ottima deduzione, Panther. Brava. È che purtroppo non so, è che non sono estranea a certe violenze, purtroppo. Panther. Se ha ragione, significa che la chiave che ci serve è da qualche parte nella vecchia scuola di Alice. È la teoria più logica. Perfetto, il prossimo passo sarà tornare nel mondo reale e indagare. Dovremmo anche preparare una lettera di sfida, ti darebbe pane per i nostri denti. E ritornare nel mondo reale. Che cosa? Nemmeno un risultato? Davvero? Ma cos'è tipo dove andavano al liceo le celebrità? Non dovrebbe essere semplice andare online. Di solito sì, ma questa volta non c'è alcun riscontro. Nemmeno nel deep web. Trovo soltanto fake news riportate dai fan più creduloni. Anche se avesse cambiato nome, sarebbero comunque rimaste le tracce al riguardo da qualche parte. Esiste roba che neppure tu riesci a trovare, Futaba? Mi puzza di insabbiamento. Qualcuno, probabilmente lei stessa, ha intenzionalmente occultato il suo passato. Questa sì che non ci voleva. Se non scopriamo l'alma mater di Lady Alice, non troveremo mai un modo per entrare in quella camera segreta. Non è tipo impossibile cancellare materiale da internet da soli? In quale altro modo potremmo approcciare la faccenda? Se facessimo controllare la sorella di Mako-chan? È un avvocato, nonché ex procuratore. Forse avrà accesso a informazioni utili che noi non abbiamo modo di raccogliere da soli. Oh, potrebbe funzionare. Lo ritieni fattibile, Makoto? Non mi crea problemi, ma esattamente come glielo dovrei richiedere. Informazioni personali e fedine penali sono legalmente protette. Perciò dubito che sarà disposta a consegnarcelo. Già, chiedere direttamente di dirci dove è andata a scuola Alice non funzionerà. Già, non voglio assolutamente ritrovarmi dall'altra parte di un tavolo con lei che mi grida rispondimi. Oh, bene. La scuola di Alice Hiragi. È il tizio dell'altra? Il detective losco. Sono della pubblica sicurezza, non un poliziotto tra quattro soldi. Ehi, non sono losco. Oh, forse sì. Sì, abbastanza. Sì, ma anche sono proprio dei fenomeni. Potresti smettere di dirmi certe cose con quel sorrisone stampato in faccia? Allora, cosa vuole? Su, via, basta con questa freddezza. Lo sapete che sto cercando di aiutarvi. Lei, aiutarci. Vuoi sapere quale scuola ha frequentato Alice Hiragi? Dico bene? Proprio così. Però non riuscite a scoprire dove si trova. È esattamente così che qualcuno vuole che restino le cose. Per qualche ragione, le informazioni disponibili su Alice Hiragi sono praticamente inesistenti. Specialmente quelle risalenti a prima del suo debutto. Tabula rasa, credetemi. Per cui, visto che la cosa vi sta mettendo in difficoltà, ho deciso di intervenire per tendervi una mano. Potrei procurarmi le informazioni su Alice al quartiere generale, senza problemi. Che dite? Che volete un aiuto? Nah, siamo a posto, ci arriveremo da soli. Già, sono un altro po' di tempo e le scoprirò da me. Fantastico, invece di tornare. Un momento! Nostra alleanza simbiotica. Ringraziatevi e accettate le informazioni. Siamo spacenti e che non nutriamo la minima fiducia nella polizia. Ti metto di smettere di sorridere quando lo dici. Va bene, ho capito. Prima devo guadagnarmi la vostra fiducia. Alice Hiragi è la vostra senpai. Ha frequentato la Kosei Aig? No, la senpai di tutti, eccetto te. Andava a Shujin?
E non dimenticatevelo, perché adesso siete in debito con me, tesi. Ed eccolo che se ne va. Difficile discernere se sia un amico o un nemico. Ma soprattutto, come faceva a sapere dove andava a scuola Alice? Possibile che anche la polizia abbia già messo gli occhi addosso? Sì, è possibile. E significherebbe che possiamo fidarci di lui, almeno per adesso. Beh, immagino che non ci resti che provare. Andando alla Shujin troveremo una stanza segreta, giusto? A quanto pare sì. Tutto dovrebbe andare e ottenere l'accesso. Wow. Ok, ci sto. Allora deciso, andiamo subito alla Shujin. Inutile starsene con quelle mani in mano. Già, ma ho ragione. È tempo di ispezionare la Shujin Academy. La Shujin, non avrei mai pensato che ci saremmo tornati in queste circostanze. Entrato nella prigione attraverso la Shujin, non abbiamo idea di cosa potremmo trovare dall'altro lato. Assicuriamoci di essere ben riforniti ed equipaggiati prima di tornare dentro. Non appena sei pronto, dobbiamo raggiungere gli altri al ritrovo, così andremo alla Shujin tutti insieme. Facciamo un altro pelle blanco. Ma neanche Alessio, però. Andiamo al ritrovo. Acquisto compulsivo. Cosa ti salvi?
Siamo sicuri che sia il posto giusto? Io non vedo niente di strano. Non ho dubbi. Percepisco la stessa sensazione che ho avuto toccando la voliera. Chi aveva detto che questa storia mi avrebbe riportata qui? Nostalgia? Immagino di sì, anche se sono passati appena 6 mesi. Comunque non avevo idea che Alice si fosse diplomata alla Shujin. Nemmeno io. Eppure una presidentessa del consiglio dove studentesca dovrebbe sapere bene chi sono le celebrità che sono diplomate alla sua scuola. Forse voleva cancellare ogni traccia del suo passato qui. Che intendi dire? Le voci che mi sono sentito nella prigione, con le parole taglienti e quel pianto doloroso. Non so se lei facesse parte delle istigatrici o fosse vittima di quelle angherie. Tuttavia l'ha vissuto e le ha procurato una ferita talmente insanabile da rifiutarsi persino di riconoscere la verità della questione. E quella verità si è consumata qui. Dunque per questo che la Shushin è abbastanza segreta. Cosa me l'avevo già notato. L'avevo già visto qualcosa lì. Anche se non siamo Shibuya, questo luogo è comunque legato alla sua prigione. Inserire la parola giusta chiave, la parola chiave giusta in Emma dovrebbe garantirci accesso come al solito. D'accordo, proviamo. Siamo pronti? Siamo pronti. Parola chiave. Paese delle meraviglie. Parola chiave inserita correttamente. Avvio navigazione. Si entra nella prigione da Shushin. Quindi è un'aula. Sebbene questo sarebbe questo l'aspetto di una scuola, piuttosto diversa da come appariva su internet. La distorsione cognitiva qui dentro è davvero potente. Che sta succedendo? Guardate! Un fantasma! Davvero stai frignando? Patetico, questo non posso riuscire ad andare piano con te. Hai imbrogliato anche lui con questo trucchetto, vero? No, no, non lo farei mai. Cos'è questa storia? Dio, mi dai il volto a stomaco. Sul serio, perché respiri ancora? Facci un favore e muori. Ma che diavolo? Occhio, eccolo che arriva. Ma c'erano anche nuovi Shadow? Non riesci proprio a metterti in tua subita testa. Nessuno ti vuole qui intorno. Oh merda, ma che diavolo sta succedendo? Sta cosa è andata di notte così dal nulla. Anche la stanza è cambiata. Sono celle? Non c'è tempo, arriva. State in quadri, ragazzi. カラオシは控えた方が良さそうね。まずは相手の動きを見極めましょう。奪い。今だ。やった。なんて言ってるといいんです。死んだよね。嫌いなのに死んだくんない。オーブリを食らうとダメージが大きい。しっかり回避しろよ。 あんた陰形の癖に男に色目つかせたっしょ。次は俺の敵。すごい嫌な感じの敵だ。なんなんだよこの部屋は。鳥籠の鍵があるんじゃねえのか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 。
強敵だな。終わり。
気合い入れていけ。よしよし、決った。ここはペルソナで、こういう時はよし、相手が力を保てるみたい。能力変化に気をつけて。パワーチャージ、クイーンのピンチ。よっよっ、こりゃ超いい一撃だ。かっこいいぞソフィー。どんどんやっちゃって。はぁ、敵の反応消失。どこ行った。こいつ、ワープで移動できるのか。封じ警戒しろ。ぶっ飛ばせ。うぐはっよっ、ありがとう。強敵だが、気絶属性が弱点だ。狙っていけ。はっ、えい、うん、出てこい。くらえ。ダッケにヒット。ソフィー、その調子。はっよっ、ソフィー。トラットラモトリシェ。
セール食らえ。おお、やるじゃねえか。やっ、おっ、すげえな。これだ、行くぞ。ペルソナー追撃の後、ジョーカーの追撃がヒット。頼む、任せろ。はっはっ、やっ、それはっ。ちょっと痛いぞ。強敵だな。気合い入れていけ。みんなで行くぞ。ワープで不意打ち狙いかよ。撃たねえぞてめえ。ああ、うわ、華麗に避けたな、ソフィー。パワーチャージ。はっ、うぐ、うわ、よっ、はっ、やっ、ほれ、邪魔だぞ。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。パワーチャージ。よっ、強敵だが、祝福属性が弱点だ。狙っていけ。Vai, stiamo spacciando il soffio. Show time da! Ikuzo, kureta! Yaru na, Sophie! Saikou da ze! Bello come la... La speciale, speciale, la show time la cura, mi pare. Non lo ricordavo. E tra l'altro io sto allenando solo quei quattro e basta, va bene. Cos'è stato quel frastuono? La cabina della prigione non è più chiusa a chiave, saremmo in grado di accenderci. Sul serio?
Quanto pare il nostro obiettivo più recente custodiva la chiave. In altre parole, abbiamo sconfitto il guardiano che la proteggeva. Ah, io direi, ragazzi, facciamo eventualmente un guardiano nei ricordi di Alice, una chiave per la gabbia nella sua prigione. Quindi la chiave c'aveva un'altra ombra e non Alice. Direi che facciamo Alice e poi stacchiamo. Così poi fino a stasera poi c'è Bravely. Che diavolo stai blaterando? Oh, niente, sto pensando a quante differenze ci sono rispetto ai palazzi. Ben detto, nei palazzi non ci sono stanze simili o guardiani che proteggono chiavi in luoghi nascosti. Sembra quasi che più cose scopriamo più la questione si infittisce. Se non fosse stato per Sophie non saremmo nemmeno riusciti ad arrivare fin qui. Sono stato utile per il fantasma? Sì, cara. Puoi scommetterci. Lodi accettate. Ma are kore kangai no ato ni shiyou ze. Kore de ano naka ni mo haireru yoni natta nda. Beh, ti lo daremo quanto vuoi più tardi. Abbiamo una gabbia da uccelli da sfondare. Giusto, ma prima dobbiamo sbrigare un ultimo compito nel mondo reale. Dobbiamo mandare la lettera di sfida ad Alice, così da recuperare i desideri. さてと、あとは予告状を出すだけだな。内容どうするよ? D'accordo, non ci resta che inviare la lettera di sfida. Cosa ci scriviamo? Il nostro obiettivo sono i desideri che Alice sta strappando a coloro a cui ha risvegliato il cuore, giusto? Per cui dovevo scrivere qualcosa del tipo ci riprenderemo i desideri che hai ghermito. Brava, che corre la stessa logica sfruttata quel successo con i tutori è la nostra carta migliore. Una volta che il desiderio prende forma lo rubiamo, restituendo alle vittime i loro desideri. Tutti dovrebbero tornare normali. Ma cosa succederà ad Alice? Beh, dovrebbe avere un risveglio del cuore che poi la farà confessare poco dopo. In realtà questo è ancora tutto da verificare. Questa volta ruberemo i desideri che Alice ha ghermito da qualcun altro. Non si tratta del suo desiderio personale o della sua ambizione, tantomeno dei tesori trovati nei palazzi. Non c'è modo di sapere se Alice avrà un risveglio del cuore. Beh, bisogna solo provare in realtà. Pur salvando quelle vittime senza il risveglio del cuore di Alice, tutto si trasformerebbe in un inutile circolo vizioso. Ma se la lettera di sfida avrà effetto, il suo desiderio si manifesterà dentro la gabbia. E lì, al suo interno, dovremo imbatterci nell'ombra di Alice. Distruggendo il lucchetto, abbiamo causato un notevole trambusto. Che sia con le parole o con i pugni, abbiamo sempre l'opportunità di risvegliare il cuore sfruttando la sua ombra, no? Facciamolo. Affrontiamola in uno scontro frontale. Oh, scusate. So che è un approccio pericoloso, ma se voi ve la sentite. Vorrei provare a salvare anche Alice, non solo le sue vittime. Diceva di voler essere un raggio di luce capace di ispirare coloro che sono alle prese con i problemi della vita. Ti ferisce quello che diceva in TV? Non sono certo che lo pensasse davvero. Beh, io sì. Io ho capito cosa l'ha motivata. Il bullismo che ha patito in passato. Voglio dire, non vi è sembrato di vivere parte del trauma di Alice in questa segreta? Trauma? Cosa vuol dire trauma? Si mangia? Sembrava quasi tipo così la cosa. Beh, è come una ferita invisibile nel cuore di una persona. Si viene a creare quando si è costretti a vivere delle esperienze dolorose. Una ferita nel cuore. Forse quel trauma è la vera ragione per cui si è formata la prigione. Il trauma ha distorto il cuore di Alice, generando la prigione. È molto simile all'origine di un palazzo, mi sembra alquanto plausibile. Ma in che modo il trauma giustificherebbe l'attuale comportamento di Alice? È solo un sospetto, ma credo che consideri le sue azioni come una sorta di vendetta contro quel genere di ragazze che l'hanno trattata male.
rubare l'uomo di un altro davanti ai suoi occhi. Sarebbe questo il suo modo di ottenere vendetta, è da malati. Ma ciò non basta a spiegare la massiccia operazione condotta dalla sua ombra. Ha mettuto davvero troppe vittime. E se avesse semplicemente continuato a degenerare perché nessuno era lì a fermarla? Diventare un monarca deve aver prodotto un quantitativo terribile di distorsione. Questo non fa altro che motivarmi ancora di più ad aiutare Alice. Se il suo cuore è distorto a tal punto, allora voglio almeno farle ricordare di come ci si sente essere un raggio di sole per qualcun altro. È un caso irrecuperabile? Questo non lo so. Ma qualcuno dovrà pure provarci. Non possiamo abbandonarlo al suo destino. Lady Anne ha ragione. Grazie, Ren. Ti appoggio, facciamolo. Nemmeno io ho obiezioni. Tuttavia, dovessimo affrontarla in combattimento, dovremmo evitare a qualunque costo di toglierle la vita. Assolutamente. Questo è fuori di discussione. Nel migliore dei casi ci basterà farla ragionare. Se scrivessi io la lettera di sfida questa volta, c'è una cosa che devo dirle personalmente a tutti i costi. Tutta tua. Grazie, sarà perfetta. Devi scriverle una lettera di sfida, serve un consulto. Oh, tu puoi farmi uscire le frasi giuste, Sofia. Fantastico, ora non ci resta che pensare alla consegna. Potrei avere un piano per quello. Dopo tutto, questo è la riunione speciale di Radio Fantasma. Dobbiamo fare le cose per bene. Avete dimenticato di fare qualcosa? Assicuratevi di aver sistemato tutto dentro stasera. Una volta andata la lettera di sfida, non ci si può più tornare indietro. Ah, direi di usare il negozio. Comprare altre scorte. Scorte, sì. Ah, è tutto in arrivo. E inviamo una lettera allora. Anzi, aspetta. Domani notte. Vabbè, devo salvare tutto finito. Ma questo shop è fottutamente bellissimo. Ciao Fede. Sì, no, il menu ha delle robe assurde. Dopo ti faccio vedere il resto, perché anche il resto è fuori da ogni logica di vita. Take your art. D'accordo, gente, ascoltate. Buonasera. Ne è passato di tempo, eh? Forse vi ricordate di noi. Siamo i Ladri Fantasma. E siamo tornati in azione con un nuovo cuore nel mirino. Una strega malvagia che tratta la gente come giocattoli. Alice Iragi, ti spacci per un raggio di sole, ma ferisci le persone solo per assecondare la tua oscurità. Sei una persona cattiva e quelli come te vanno fermati. E tutti quei desideri che hai rubato? Stasera ce li riprenderemo tutti. Sbam così in faccia. Ok, la prossima esibizione è fissata per le... musichetta. Oh, è il manager. Pronto? Ah, è un disastro, signore Avis. Controlli le mail che le ho inoltrato. Ma che accidenti, da dei fantasma. Vogliono rubarmi il mio desiderio. Tutti i desideri che ho raccolto. Non azzardatevi, ne ho bisogno. È ciò che mi rende un monarca. Mi servono per... Senza di quelli io... E va bene. Vi aspetterò. Non voglio dei giocattoli che ubbidiscano. Questa volta vi schiaccerò di sicuro. Devo parte lei full change. Se non parte lei full change mi incazzo. E spengo. Sappiatelo, eh. Vi avviso già adesso. È il ritorno del cannone Futaba. Spero sia stata una bomba. I ladri fantasma sono di nuovo sulla bocca di tutti a Shibuya. Sono certa che Alice avrà ormai ricevuto la lettera di sfida. Quindi non ci resta che concludere il tutto. Entriamo e finiamo quello che abbiamo iniziato. Andiamo. Giusto, stanotte riprenderemo i desideri rubati. Aspetta, Fe. Aspetta. Dunque sì, è... Eccola! Allora, salvo.
La versione del colpo, tra l'altro. Allora, questo è il menu. Menu principale, diciamo. Bravi, che non sotto c'è l'iPhone Change, che va. Bravi. Cioè, questa cosa è questo è clamoroso. Forse anche più degli altri, in realtà. Del base. Oggetti. Queste tutte robe di DLC, in realtà, che non voglio usare. Equipaggiamento. Persona. Dopo ti faccio vedere il mio preferito, però. Perché c'è il mio preferito, ma non è purtroppo uno dei principali. Statistiche. Madonna, cioè, non ho equilibrato il gruppo. Direi che Morgane, Makoto, Ann, perché ci sta, e Yusuke. Devo equilibrare il gruppo. Quei livelli. Arug, se ne frega. Legame è... Madonna, l'ho visto adesso che c'è Makoto. Legame... Allora, fammi un sacco di recuato. Anzi, no, aspetta. Alza la roba. So cosa dovrò giocare dopo Nioh 2. Sì, no, Strikers. Tra l'altro c'è anche su PC Strikers Fair. Quindi... ciambola. È il mio preferito. Questo secondo me è ancora più clamoroso come menù. Questo è il menù più clamoroso. Quello di Futaba. Ah, e credo che il A sia per la versione PC. Sì, è su Steam. Su Steam lo trovo, io sto giocando su PS5 perché ovviamente non avendo un PC per giocare per ora ho chiesto la versione PS5, cioè PS4, e è arrivata quella, cioè PS4, Switch e PC. È il primo Persona mainline che arriva su PC dopo il Q4 Golden, che in realtà è arrivato dopo anni di distanza, però è la prima uscita simultanea, diciamo, anche su PC, di un gioco di Atlus, anzi di Persona, in realtà la serie Persona. Andiamo. Il catena arriva dritta fino alla cima. Forse è caduta quando abbiamo aperto il lucchetto. Potremmo usarla per arrampicarci un attimo fino alla gabbia dei desideri. No, non di là. Vabbè, volevo andare attraverso, volevo salire sulla catena. Scusami, gioco. Vediamo come diventa la forma ombra di Eris. Wow, è enorme! Perché è così grosso? Almeno si è materializzato per davvero, grazie al cielo. È un vero sollievo. Temevo che le nostre procedure standard per i palazzi non avrebbero funzionato. Le key stanno comunque 50 bombe, ripero nei propri verotti. Vabbè, Steam comunque secondo me si abbassa in poco tempo. Tanto ora che finisci Nioh 2 per bene, questo si abbassa. Bene, Skull, preparati al trasporto. No, hai visto quanto è grande quell'affare? Come facciamo adesso? Come si fa a rubare una cosa del genere? Devo ammetterlo, non ne ho idea. Matto c'è adesso, Ceris. Cos'è quello? È lei! Te fighe, scusate, no. Screenshot. Alice?
Dunque alla fine ci toccherà combattere. Oh cielo, pensavate davvero di trovarvi come se nulla fosse? E cosa pensate esattamente di farci con quei desideri? E tu, Joker, giusto? Sei stato qui per diventare tutto mio? Siamo qui per il tuo desiderio. Oh, per cui è vero che siete qui per rubarlo. Ali Siragi, sappiamo tutte le cose orribili che hai fatto. Hai ghermito con la forza di desiderio delle persone, tramutandole in marionette. Hai giocato con i sentimenti della gente, mettendoli tutti gli uni contro gli altri. Hai persino aperto dei negozi per frodare tutti coloro a cui hai fatto il lavaggio del cervello. Non possiamo più ignorare i malvagi mutamenti del cuore a cui sottoposti i tuoi fan. I ladri fantasma stanno per estirparti la distorsione che hai nel cuore. Takamaki-san, sei meravigliosa. È impossibile che tu basta capire. Non hai idea di quello che ho passato. Parli di quello che ti è capitato alla Shujin? Dove avete... come? Sappiamo tutto. Di come è stata bullizzata. Di quanto è stata un'agonia per te. Ma comunque io... Oh, quindi l'avete scoperto. Non importa quanto cerchi di occultarlo. Il mio passato torna sempre a perseguitarmi. Che cosa patetica. Un disastro. Ma ormai questo non ha più importanza. Con questo potere posso avere di tutto. Tutto quello che ho sempre voluto. Mio! Trasformazione dell'ombra. E adesso vi farò miei. Tutti miei. Una coniglietta? Vabbè, clamoroso. Cioè, ha un design clamoroso sta roba. Ma che è stata suonata questa specie di coniglio? Ma quindi è davvero Alice nel Paese delle Meraviglie? È puffarissimo, è tardi. Svelti, portare le meraviglie da mostrarvi. Quali meraviglie? Ignora la Sophie, vuole solo torturarci o robe così. Alice, ti farò vedere la luce. Alice Mattoniglio. Ho un debole per Joker, ti ruberò il cuore. Coso, quella è tutta strama, ti conviene stare attento. È un osso duro, ho dato qualche debolezza, Oracle. Tanto devo anche combattere e leggere, però ok. E debole al fuoco. Ti ridere col sorriso. E non c'è un cazzo di nessuno di fuoco. Sì, ho Jack Lantern. Brucia, volete proprio farmi arrabbiare. Devo essere stata confermata, scatenata l'inferno. Un attimo pensavo fossimo finiti sul mio. Secondo me siamo lì quasi, Cazzo, devo saltare. Sono scemo. Allora, l'ho fatto anche fatto via. Io senza volerlo ho azzeccato la persona da portare, per Luana. E che tutto colpa mia se mi amano la follia. Cosa posso fare se dicono di avere occhi solo per me? Nessuno di loro dice spontaneamente, dite solo spanicolando. Avremo un'occasione appena Alice userà il palo e allora dovremo colpirla. Una pioggia di coriandoli sul palco. Sarebbe magnifico esteticamente. Sì, vabbè. Anche normalmente perdi in realtà. No, l'ho usato, ho già usato questo, cazzo. Sì, ma che palle di voi leggere i dialoghi. Ah,
C'è la parata. Come ha fatto a morire Fox? Cazzo, niente da farli rivivere. Anche io di HP siamo di quel mio. Sì, no, vabbè. Sì, e anche i danni che fanno siamo di col mio. Porca puttana. Sa che ho perso, è così a occhio. Hanno talmente sbagliato quei boss. C'erano i tanti revival. Dai, davvero non ho più cose qua. Perché vi comportate così? Ho finalmente trovato, ci sto trovando un po' di felicità. Siete qui per portarvi via tutto, proprio come ha fatto lei? Provateci! Intanto muoio, resti tranquilla, non ti preoccupare. Non ti preoccupare che tanto muoio. Questo speciale riesco a... non
Peccato non poter seguire i dialoghi, però. Ok. Ok. Aspetta, ho iniziato l'infiltrazione. Ah, non mi fa. Torno dalla regione. Provare con gli oggetti. La cosa bella, diciamo, è che posso eventualmente uscire e provare a prendere. Allora. Usa il negozio. Perché il problema è che tu dici bomba, ti di revive. E anche del resto, se vedi, posso acquistare solamente qualità limitata. Cura sonno e cura soggiogamento, basta. A livello di durata invece come sta messo il gioco? Guarda, è un persona normale, 40-50 ore, quanto capito. Dovrebbe essere sulle solite 40-50 ore. Megoglioni, esatto. Proprio classico persona. Sai che mi tocca fare un paio di livelli per forza prima di iniziare lo sconto. Difesa. Devo far fare un paio di livelli ad Dan e gente varia. Wakatta, shippassio. Squadra o quindi Morgana. Ah no, ok. Questo è il gruppo di primo. Yusuke, Ryuji e Anna. No, vi faccio fare un paio di livelli. E invece sono sempre più fomentato. No. Ah, conta che comunque. Sì. Muso è più un action, diciamo. Perché è più un action. Adesso vedi perché dico tutti che ho muso. Faccio vedere. Perché capita che sono tanti nemici. Cioè, questo dicono è Muso, ma in realtà non è un Muso. Cioè, è proprio Persona 5. Ah,
次も頼むぞ。はい、シナリー、ロスカート。よし、捉えた。よし、やってしまおう。今だ、おや。瞬殺だぜ。敵が多いな。うまい。炎上する敵がいる。疾風が確熱で追撃だ。Sì, allora ti dico la verità. Io sono abituato a Persona 5 come JRPG a turni. Quindi mi fa un po' strano giocare a un action barra muso. Ti dico la verità, mi fa molto strano. Ti ho finito tutti. Darti la mano, in realtà, mi vale no. Far salire quantomeno è Poi, vedi che in realtà a me mancava Persona, quindi in realtà sono contento. Comunque sia lì, così c'è il gioco. Sono contento. Stavo giusto pensando di farmi un'altra run, poi... C'è Strikers. Oh, è salita finalmente, quando mi hai di livello. Sì, 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 è 4. È figo. Non ti dico di no. La i nuovi personaggi sono tutti bellissimi. Alice è bellissima. Poi cioè, vedi, questa cosa qua che ti fa selezionare la skill non è muso, perché è una roba da muso, è un ibrido molto bello, molto bello, però continua a morire. Giustamente Panther è morta. È la volontà di allenare la gente. Yusuke OP. Cioè non è una roba da persona questa. Dai, avvicinati che ti devo attaccare. Se la storia si dovesse confermare come Persona 5, per me sarebbe un possibile capolavoro.
Adesso Alessio mi pare che qua sia quasi alla fine, o quantomeno è molto avanti. Quindi dovrebbe Alessio dire come è più avanti, ecco. L'ho già vista questa scena, questo gioco. A livello di storia com'è? Cioè è una cosa che si avvicina alla a Persona 5 o no? Cioè a me Alice sembra molto figa. Ah, posso saltare il livello? Sono alcuni tratti interessanti, cosa mi piace molto. Io devo usare un cioccolato. Ho sbagliato. Che danno fa? È chiaramente un Persona 5-2 questo, quindi non c'è stata una rivoluzione generale, però per la trama ci si arriva abbastanza facilmente a quello che sta succedendo. Però boh, io mi aspetto sempre un aha, volevi verso la fine. Adesso secondo me c'è, perché allora se è come al solito, sì, sto già facendo, wow. Cioè è sempre particolare, diciamo, il persona, perché sono sempre particolari. Sì, devo fare come allora in Persona 5. E Anna, Morgana e Sophie. Io pensavo a Yosuke, perché Yosuke è forte. Troppo. Guarda lì. Si serve un doppio healer. Vero, Morgana al vento.
qual è quello che funziona. Questo non funziona. Ecco, Ran attacca col triangolo. Sì, devo fare in realtà. Allora, se faccio il triangolo, potenzio il fuoco e uso il fuoco. Altrimenti mi tocca fare la combo di fuoco che è contro quello triangolo. Dai, sono andato a metà. Non sarà molto più difficile. Non è possibile che mi ho curato. Cavolo, quanto mi ho sperato. Se batto il bosco. No, io scappato e non ho un revive. Stesso problema di prima. Ok. Non devo fare anche questo speciale, ma quando si ferma magari. It's showtime! 148 adesso. Dai che tra poco posso farle. アリス、本当はどうしたかったの？いただいていく。やだな。今のエルストラ。
Cazzo! No! Devo fare un cambio. Porca puttana. Seguo il consiglio di Alessio. Porca puttana. Comunque sono tutto suggerimento adesso di usare il triangolo, scombi triangolo. Mancava poco. Io sto rosicando che mi manca pochissimo. Cioè mancava veramente poco. Ho voluto probabilmente esagerare con la overconfidence. Credo che se sono tutti così i boss, posto. È stata una bella fight. Sì, immagino, guarda com'è stata. Moriana, sono fottuto. ガロ注意しろよ、お前ら。
するの？今だ！畳みかけろ！やけどするよ。えい！やけどするよ。やめた！どうぞ。とどめ！バイバイ。バンカイ！めっちゃスカップ。決めちゃえ！どうぞしない！やけどするよ。dai davvero ah ne morgana mi spiace che eh sì ma infatti immaginavo adesso adesso devo solo stare attento. Vabbè, adesso ho chiuso la special. Ma lei ha MD, ma lui ha MD. Persona è solo il primo boss magari che è il più difficile. Mi ricordo anche 5 base, cioè quando uscite era molto impegnativo, quello forse che ho fatto più volte uscita. やばい！注意しろよ！
敵の防御力が下がった。攻めるチャンス。何するの。今だ。畳みかけろ。ジエンドだ。いけるぞ。ショータイムだ。ザンパタフェリア。Tranquillo Ale, non sto manco guardando gli HP in realtà. Ok, li ho visti adesso gli HP. Dovrebbe essere andato con la special. Aie. Con l'Hunter, Silky, Raji, Medea. No, per quale motivo non sono ancora abbastanza forte? La musichetta. Perché non riesco a cambiare? Ho smesso di essere la vittima. Basta, Aris. Se continui così finirei soltanto per farti del male. Cosa ne vuoi sapere tu? Hai preso il coniglio, fratelli. Io poi adoro sta host. Avete sofferto entrambe. Non sono all'altezza di una come te, Takamaki-san. È sempre stato così. Non posso competere con chi è davvero un vincente. Ce l'ho messa tutta per cambiare. Eppure hanno continuato a prendersi gioco di me, a bullizzarmi. Volevo solo smetterla di essere infelice. Ho messo anima e corpo nella moda, ho lavorato sodo per arrivare dove sono. Ma poi lei si è rifatta viva e ha iniziato a sputare veleno sul mio passato. Ha raccontato a tutti quanto fossi patetica e insignificante. Ecco perché le ho portato via ogni cosa, il suo ragazzo, la sua cerchia sociale, tutto. Ma non era comunque abbastanza per me. Ci sono altri colpevoli, tutti quelli che mi sparlavano alle spalle, tutta la gente che stava a guardare mentre io... Li distruggerò tutti quanti. Alice. Quindi questa è una ferita del cuore. Con questo potere posso vendicarmi, perciò... Perciò sei diventata tu la bulla, giusto? Idiota. Cosa ci guadagni? Sei diventata cattiva tanto quanto le persone che hanno fatto soffrire te. È così che vuoi vivere? Come una di quelle brulle? Non volevi diventare qualcos'altro? Un raggio di sole per gli altri e per te stessa? Non darla vinta a quei bastardi egoisti. Takamaki-san. Hai ragione. Volevo salvarli. Tutte le persone come me, che hanno passato lo stesso inferno. Ma io... Espia i tuoi crimini. Sì, lo farò. Il monarca ha abdicato. Takamaki-san, io... Voglio scusarmi con le persone che ho ferito e ricominciare da capo. Sono certa che riuscirai a cambiare le cose. Anch'io ho dovuto confrontarmi con le tue stesse paure. Ma grazie ai miei amici e ai ladri fantasma sono riuscita a farmi valere e a fare la cosa giusta. Non sei sola. Appena sarai tornata al tuo vero io diventiamo amiche. Ti va? Vorresti sul serio? Insomma, adoro da impazzire Alice. E condividiamo persino lo stesso sogno. Grazie. Adesso devo tornare al posto a cui appartengo, ma questa volta sarò... E mo, come al solito, crolla tutto. Si mette male a saper crollare. Quindi non serve in realtà rubare il tesoro, perché non c'è nessun tesoro da rubare, cioè i desideri non vanno rubati.
Cosa c'è Alessio? Cosa? Sto pazzesco. Sono stati i testimoni del ritorno dei desideri ai loro legittimi proprietari? Sì, anch'io l'ho vista così. Chiunque abbia ricevuto desiderio è scomparso subito dopo. Spero significhi che le loro controparti reali stiano tornando alla normalità. Tutto animato e io ho un'erezione. Se la caveranno. Sì, hai ragione. Un momento, ma che... Perché non crolla tutto? Che c'è, Mano-chan? Qualcosa non quadra, non è crollata. Ma quel gigante suo desiderio è esploso, ha fatto tipo boom. No, guardatevi intorno. Adesso che me lo fai notare? Ogni volta che rubavamo un tesoro dovevamo guardare il metaverso in fretta e furia, no? Già, abbiamo sempre potuto portare a svelta il culo fuori da qui, fuori da lì. Beh, non è questo il caso, è indubbio. Se un altro si è fatto stranamente silenzioso. Per cui anche se il monarca viene rovesciato e i desideri liberati, la prigione resta in piedi. Alla fine sembrerebbe che i palazzi siano effettivamente diversi da questa prigione. È possibile che il problema non sia stato ancora risolto. Mi chiedo come tutto questo influirà su Alice. Potremmo scoprirlo usando il mondo reale, no? Sarebbe bello se vi potesse ricordare ciò che è successo qui, ma nessuno condivide ricordi con la sua ombra. Pensate che potrebbe parlare con Panther? Con me? Sì, sì, voi due potreste andare da d'accordo. Ha persino detto di adorarla. Già. Insomma, valeva la pena tentarle tutte per farle esaudire. Alice è davvero un talento unico nel suo genere. E il suo sogno è decisamente qualcosa per cui vale la pena combattere. Spero solo che possa ricordare come la faceva sentire quel sogno, così da condividere quel sentimento con le persone che ne hanno bisogno. Proprio così. Sì, e farò del mio meglio per non essere da meno. Affascinante. Cosa succede, Sofia? Come avevano preso visto gli altri fantasma, sembrerebbe che Eris Hiragi abbia cambiato logica. Questo non sarebbe possibile se l'avessimo semplicemente sconfitta. Come avete fatto a predire l'esito? Non abbiamo pensato davvero predetto, solo che poter cambiare ciò che ci rende umani. Si è umani perché si può cambiare. Il cuore umano è più complicato di quanto si pensi, eh? Proprio quando credi di aver superato il tuo dolore, la più piccola cosa può trascinarti nell'abisso. Il cuore umano è davvero difficile da comprendere, trabocca di misteri. Beh, neanche tu sei da meno. Quando si tratta di misteri, mia cara Sofì. No, io sono... Sofì, l'amica dell'umanità, vero? Lo sappiamo benissimo. Tu lo sai benissimo, Skull. Tutti che scoppiano. Percepisco un forte legame con i miei amici. Phantom Striker. Che dite se torniamo adesso? Vorrei vedere come sta la vera Alice. Sì, andiamo. Altri 4 punti ottenuti. Poi vedremo come spenderli. Sono tornato alle Blanc. Ehi, Ren. Alice aveva davvero infuriata con l'ombra di Alice, eppure alla fine è tornata allegra. Come mai? Non è arrabbiata con lei. Si sono capite a vicenda. Ok. La rabbia non serve solamente a far male, può anche salvare le persone. Dipende. Considerazione. La rabbia ha salvato Alice. Se qualcuno sta sbagliando, la rabbia può essere usata per mostrargli l'errore nelle sue azioni. Il cuore umano è così misterioso. Ma grazie a te ho acquisito una preziosa esperienza, grazie Ren. Spero di apprendere molto altro. Salvare i progressi. Ale, tu che l'hai già fatto? Prima di poter risalvare c'è ancora un bel pezzo? O no? Perché vorrei andare.
Cioè, più che altro vorrei vedere il risveglio di Eris e poi stacchiamo. Studio TV, sette riprese. E ora, per la nostra rubrica Incontro una Star, è tornata a trovarci una sfida davvero speciale, Alice Iragi. Signorina Alice, grazie mille per aver accettato il nostro invito, non sentire più dell'ultima volta. Da quello che ho sentito, voleva condividere con tutti noi qualcosa di importante, dico bene? Sì, devo fare una confessione. L'incidente è venuto con l'utilizzatore precedente. È stata tutta colpa mia. L'ho usato a dichiarare il suo amore per me durante la trasmissione in diretta. Quando ho saputo che era desiderato, che era fidanzato con la sua Quando ho saputo che era fidanzato con la sua co-presentatrice, non ha desiderato altro che distruggere la loro relazione. Ma che, signorina Alice? Ma loro non sono stati gli unici. Ogni volta che vedo una donna felice, non posso fare a meno di diventare invidiosa. Faccio qualsiasi cosa per rovinare la sua esistenza. È uno scherzo, vero? I miei vecchi manager hanno tentato con ogni mezzo di fermarmi. Ma allora me la sono presa anche con loro e li ho aggrediti finché non hanno esistito. Li sostituivo uno dopo l'altro solo perché il precedente aveva avuto un esaurimento nervoso. Un momento, è tutto vero? Ogni parola che ho detto corrisponde alla verità. Sono certo che oramai non sarà difficile dimostrarlo. Ho mentito e ho ferito un sacco di persone. E mi dispiace immensamente per tutto. È opera dei ladri fantasma? Io sono l'unica responsabile. Nessun altro oltre a me ha compiuto queste azioni orribili. Mi dispiace tanto. Tagliate subito, chiudete la diretta. Alice. Questo causerà un polverone assurdo. La presentatrice per essere nominata da dei fantasmi. Beh, qualunque cosa accada, il nostro lavoro è terminato. Giusto, abbiamo affrontato qualcosa di alquanto diverso rispetto a un palazzo, ma è indubbio che Alice abbia avuto un risveglio del cuore. E anche la gente a cui erano stati rubati i desideri si è mantenuta normale. Ne parlano dappertutto su internet. Bene, ragazzi, il gioco è finito, Mio figlio stava per dilapidare tutti i nostri risparmi in gadget di Alice. Ladri fantasma l'hanno salvato. Grazie, ladri fantasma. Leggo un sacco di rivogli i miei soldi. Beh, possiamo fare poco per loro. Non credo che siano tutte vittime. Ciononostante, mission completo. Chissà cosa accadrà adesso ad Alice. Dubito altamente che potrà ancora costruirsi una carriera. È uno scandalo troppo grande. A prescindere dai suoi motivi, dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Ma se riuscirà a ritrovare quel sentimento che ha provato quando si è innamorata della moda per la prima volta, penso che se la caverà. Può essere ancora un raggio di luce per gli altri, anche se dovrà trovare un altro modo per brillare. A proposito, dobbiamo ancora interrogarla per ricavare qualche informazione. Potrebbe essere a conoscenza di qualcosa che ancora ci sfugge. Ma che chance abbiamo di poterla incontrare ora? Immagino che la sua vita sia diventata l'inferno. Accidenti, mi sa che hai ragione. La sua agenzia le starà impedendo di avere contatti con l'esterno. Conversazioni illuminanti come al solito, vero? Come va? Che si dice, gente? Che succede, amico? Ancora tu, nonnetto. Ma poverino. Ehi, non è che di essere più vecchi di voi, ma non è carino, sai? A ogni modo, voi ragazzi vi avete davvero da fare quando vi impuntate. A cosa si riferisce? Non fate gli incentivi, vi ho fornito una pista solida, vero? Sì, ma... è una notizia fantastica, a quanto pare anch'io avrò il mio tornaconto. Quale tornaconto? Sono qui per avere la vostra risposta alla mia offerta, ricordate, no? L'accordo. Te l'abbiamo già detto, non lavoriamo con i poliziotti. E se aggiungerei un piccolo incentivo, tipo far arrivare ad Alice le vostre domande? Stavate giusto dicendo di voler delle informazioni da lei, vero? Esatto. Ma Alice ha già cominciato in diretta TV di essere responsabile delle manipolazioni. I nostri nomi sono stati riabilitati. Già, è come dice lei, non ci servi più a un cazzo. Se solo fosse vero. Cosa stai insinuando? Come può in questo caso non essere chiuso?
Oh, è lungi dall'essere chiuso. Questa epidemia di risvegli del cuore si sta diffondendo in tutto il paese. E sappiamo che non possono essere tutte vittime di Alice. Pertanto c'è ancora più agile per colparlo, o sbaglio. Non solo, avete scatenato un bel pandemonio. Il vostro spettacolino con la lettera di sfida ha infiammato l'opinione pubblica più che mai. Tutti questi risvegli del cuore devono essere opere dei ladri fantasma. Non sento dire altro in centrale. Davvero, non vi rendete conto di quanto sia pericolosa la posizione in cui vi trovate? Tutte stronzate, non abbiamo fatto un cazzo di male noi. Calmati, secondo voi perché vi ho offerto quell'accordo? Ama Amelia, se volessi potrei metterti seduta a stante e portarti dentro. Ma non lo faccio, e sai perché? Perché sono convinto che tu sia innocente. Per catturare il vero colpevole avrò bisogno dell'aiuto di ognuno di voi. Come può esserne certo? Intuizione da detective, forse? Cioè, sono della pubblica sicurezza, ma siamo lì. Il modo superandi dietro questa epidemia non sembra sposarsi con l'ideologia dei ladri fantasma. Anche le motivazioni sembrano molto diverse. Si tratta di due casi separati, o almeno questo è ciò che credo io. Potrebbe lasciarci solo un momento? Vorremmo discuterne prima di... Vorremmo discuterne prima tra noi? Perché Mancio non capisce che sono live? Certamente aspetterò fuori. Fatemi un fischio quando avete deliberato. Sì, mando una foto. Che Mancio mi scrive. Sono live. Questo era inatteso. Abbiamo dato per scontato che la confessione di Alice ci avrebbe scagionati. Maledizione, quindi non stavano trollando. Di chi parli? Navigando sul web mi è capitato di vedere utenti che scrivevano di eventi assurdi successi qua e là, simili a quanto visto finora. Nessuno è finito di notiziare, sembra che quasi tutti stiano semplicemente facendo finta di niente, però... Quindi il Donet non racconta cazzate dopo tutto. Come facciamo? Se decidono di utilizzarci come capri espiatori, la nostra reputazione sarà macchiata per sempre. Non risveglierò nemmeno i cuori per la nostra causa. Se altre persone sono davvero state soggiogate, vuol dire che là fuori ci sono più prigioni di quanto pensassimo. Pensate quindi che possono esserci anche altri monarchi? E a quel punto cosa faremo? Stando a quanto abbiamo appreso, cooperare con quell'uomo potrebbe essere una valida opzione. Davvero vogliamo fidarci di quel tizio? Che altra scelta abbiamo? Perlomeno le sue informazioni su Alice si sono rivelate utili. Tu che dici, Ren? Stringiamo l'accordo. Penso sia la scelta più saggia. No, un momento, anche se accettassimo, in che modo potremmo spiegargli tutto? Per capire come ci muoviamo e cosa facciamo, dovrà venire a sapere del metaverso. Pensate davvero che ci crederà? Ma abbiamo un'altra scelta che convincerlo, altrimenti sarà Ren a pagarne le conseguenze. Ma stiamo parlando del metaverso, della prigione. Come sperate di convincere uno sbirzo con una versione cosa simile? Quanto però non abbiamo scelta. Dobbiamo fargli vedere la prigione. Aspetta, cosa? Mako-chan, riuscite a pensare a qualche altro modo per evitare che lui venga arrestato? Abbiamo un'unica carta da giocare. Non possiamo che lasciar fare gli eventi proprio corso per il momento. C'è d'accordo, potrebbe essere il nostro interesse. Va bene, accettiamo. Non è che abbiamo molte alternative. Speriamo che non sia la nostra rovina. Merda, strano, mi trovarsi al peggio. Vado a chiamarlo. Torni pure, siamo pronti. Oh, ci è voluto un momento di previsto. Dunque, cosa avete deciso? C'è un posto che vorremmo mostrarle. Ci seguo. Capisco, una prigione piena di ombre, con un monarca che ghermisce i desideri. Ho capito bene? D'accordo. Decide di andare subito a farvi un bel test antidroga. Se vi siete inventati qualche fantasia assurda per convincermi, vi conviene provare con qualcosa che... con così più terra-terra la prossima volta. Quello dovrà attendere. Stiamo per portarla nel mondo cognitivo. Mondo cognitivo? Ci segua. Dove esattamente? Oh, Zenkishi. Esatto. Sì, in realtà so un paio di robe adesso. Perché Strikers lo seguo da un annetto, però un po' di robe le so.
Allora, puoi darmi una risposta oppure... Cos'è questo? Non è reale. Ogni cosa è reale qui, fino all'ultimo particolare. Cosa è successo? Perché siete vestiti in quel modo? Ecco, proprio quello che mi aspettavo. Questi sono i nostri abiti da ladri fantasma. Ma che roba è? Dove mi trovo? Domanda. Questa è una prigione. In questo momento ci troviamo al suo interno. Aspetta, chi sei tu? Io sono Sophie, l'amica dell'umanità. Piacere di conoscerti. Che in realtà lei dice Sofia. Sofiada. Non dice Sophie. Piacere di cosa? Rilassati, Zenkishi. Cerca di mantenere la calma. Sì, sì, giusto. Non posso darti matto per un gatto parlante. Non sono un gatto parlante, sono Morgana. Morgana da. Finalmente hai capito che ti stiamo dicendo la verità. Che diavolo, quanto ho bevuto ieri sera. Deve essere forse un sogno, sono ancora svenuto. Pensi di farci un annetto. Non c'è da preoccuparsi, è solo un crollo. Ciò mi preoccupa lo stesso. Pare che gli abbiamo fuso il cervello. Oh mamma, sarà meglio tornare subito indietro. Quindi Mo dovrebbe sentire Morgana a parlare tecnicamente. Come può essere? Cosa mi è successo? Ho forse perso la testa e tentato di risolvere il caso. È stradivertente guardarlo impazzire. Oh, Mancio, buongiorno, eh. Ti ho detto 800 volte che sono live. Anche prima ti ho detto sono live. Mi hai detto, sei ancora live? Sì. Risposta, sì. Cosa sono sbattuti a fare per spiegare tutto in anticipo? Tutti noi abbiamo reagito allo stesso modo la prima volta. Quanto cadore, candore. Cerca di riprenderti, nonnetto. Accidenti. Quanto ti ci vuole per ricomporti? Avanti, terra chiama Zenkichi. Oh, giusto, giusto, ricompormi. Quel gatto mi ha chiamato per nome. Aspetta un attimo, sei il gatto mostruoso che ho visto in quel postaccio. Il gatto parlante. Non sono mostruoso né un gatto. Te l'ho detto. Sono Morgana. Siccome sei consapevole del fatto che Morgana può parlare nel metaverso, ora riesci a comprenderlo anche qui. I gatti parlano, si sono consapevoli che possono. Questo sì che è bello. Allora... infatti un brocione, esatto. Devo che gli servirà un pochino di più per processare il tutto. E io però vorrei staccare. Innanzitutto perdonami per aver perso la calma in quel modo. Credo di aver capito cosa sta succedendo, però anche se niente aiuto, questo senso per me. Ogni sforzo era di comprendere. Se noi accettiamo l'accordo, tu diventeresti il nostro complice. E i complici devono giurare di non tenere mai la fiducia reciproca. Per cui sapete già come funzionano le cose. Va bene, d'accordo. Ricambierò la vostra fiducia con la mia. Aiutatemi a venire a capo di questa faccenda dei risvegli di cuore su scala nazionale. E io mi assicurerò che siete tutti protetti. Finché collaborerete non permetterò la polizia di sfiorarvi con un dito. Questo è il mio giuramento. Affare fatto allora. Bene, sono impaziente di lavorare con voi. A questo punto vado al solo e vi chiedo di aiutarmi con un incidente simile. Al momento l'agenzia ha gli occhi puntati su Sapporo, a causa dell'elevato numero di casi di sveglie del cuore segnati nell'area. Ho bisogno che raggiungiate Sapporo Central entro l'8 di agosto. Perché proprio l'8? Caso sospettato numero 1 resterà all'estero per un giro di lavoro fino all'ora. Dovremo iniziare l'indagine non appena rimetterà piede in casa. Capisco, molto bene. Quindi è probabile che questo sospettato sia un altro narco, simile ad Alice. Può darsi, in tal caso dovrò chiedervi di occuparvelo. Qui siamo diretti a Sapporo Central, nella prefettura di Hokkaido, Si prospetta un bel viaggetto. O un avvertimento. Dovete assolutamente evitare qualsiasi tipo di trasporto pubblico. Vi conviene guidare o farvela a piedi. Come mai? Avete riportato in auge i ladri fantasma occupandovi di Alice, ogni potenziale monarca ne avrà sentito parlare. Dal loro punto di vista è stato un grosso problema, specialmente se dovesse dare la caccia ai loro desideri. Saranno tutti in massima allerta adesso, potrebbero persino tentare di farci fuori. Non c'è modo di sapere preventivamente chi è stato fatto levaggio del cervello, e se uno di loro fosse il pilota del vostro aereo? Ma se non possiamo volare, come ci arriviamo a Sapporo? Curati un'auto, è l'opzione più sicura.
Non puoi darci niente voi. Mi dispiace, l'indagine deve stare top secret. Eventuali aiuti lascerebbero una pizza diretta. Una pizza diretta al nostro accordo. Oh, e un'altra cosa. Non preoccupatevi per la faccenda di Alice. Vi aggiornerò non appena avrà finito di farlo in terzo grado. Beh, spero che riuscite a risolvere il caso. Lo speriamo anche noi, Zenkichi. Zenkichi. Ah, già. Scusa, sei stato il gatto mostruoso vicino. Oh, te ne pentirai. D'accordo, non sei impazzito. È tutto vero, Zenkichi. Io, Zenkichi, io ti amo. Zenkichi, io ti amo. Io ti adoro, Zenkichi. Mannaggia te. Tondemoneことになっちまったな. Questa sì che è la seccatura. Cioè, Hokkaido sul serio, e tante salute alle nostre vacanze. Non sta comunque diffondendo tutto il Giappone. Anche risolvendo questo caso, verremo subito subiti in qualche altra città. Una missione itinerante in collaborazione con la pubblica sicurezza. Ammetto che non suona poi tanto male. Probabilmente passeremo persino per Kyoto. Vedi il bicchiere mezzo pieno, Inari. Non sarà un viaggio di piacere il nostro. L'obiettivo primario resterà il caso. Ma sono comunque le vacanze estive, non possiamo divertirci almeno un pochino. Infatti manca ancora un secolo all'otto, dove tempo per fare un casino di cose. Oh, a me piacerebbe gustare un po' di cucina regionale. Sì, sì, io voglio il sushi, anch'io. Soprattutto visto che saremo in zona arancione da domani. Cioè, da domenica, credo. Concentriamoci sul caso. Detto da te è un vero sollievo. Tanto ciò dobbiamo rivedere alcune cose prima di affrontare il viaggio. La prima della lista è Emma. A primo acchito sembra una comunissima, ma ora sappiamo che possiede una funzionalità nascosta con cui accede alle prigioni. Cos'è Emma? Cosa non fai ridere? È quell'app che funziona come Metanav, ricordi? Sì, no. Vabbè, ma voi siete ancora in gialla, Fede, no? Deve essere in giallo ancora voi. Noi credo che da domenica sarà ufficiale. Ah, per la rossa andate voi, a posto. Sì, ma anche noi siamo lì, eh. Pensare che una tecnologia simile venga utilizzata in tutto il paese mi mette i brividi. Un'applicazione in sé a posto, no? Voglio dire, puoi cancellarla quando vuoi. Inoltre le feature relative alle parole chiave e alla lista di amici funzionano perfettamente. Se non permettesse a tutti di infurarsi nelle prigioni, l'intero paese non sarebbe già finito nel caos più completo. Ci siamo registrati tutti come amici, eppure non c'è niente di strano di per sé. Dove arriva quest'app? A ogni modo. È gestita da un'azienda informatica giapponese chiamata Madice. Ha sede in tutto il globo, si parla di decine di migliaia di dipendenti. Non hai capito, andiamo tutti per la rossa. Ah, vabbè, sì, ok. Però per ora voi state ancora in giallo. Tutti tali in arancio addirittura. Perfetto. Un'operazione su larga scala, quindi. Con quei numeri saranno senz'altro un'impresa internazionale di primo ordine. Qui si tratta di una mega corporazione del male che sforna prigioni o roba così? Ma noi non siamo in grado di utilizzare Emma come ha fatto Alice. Beh, forse perché abbiamo il cuore puro o qualcosa del genere. Deficiente. È possibile che Alice fosse passato di una versione speciale di Emma. Cosa te lo fa pensare? Ma è solo un'idea, anche io sto brancolando nel buio. Ma è comunque una possibilità. Se riuscissi in qualche modo a mettere le mani sul telefono di Alice, penso che sarei in grado di scoprire se la sua versione di Emma è custom. Dici davvero? Dobbiamo chiedere all'ispettore Isegawa se può confiscarlo per noi. Più tardi lo contatterò per dirglielo. Bene, passiamo argomento. La prigione. No, passiamo argomento, fammi salvare. Tutti i palazzi sono crollati dopo aver rubato il tesoro al loro interno, mentre la prigione di Shibuya è ancora in piedi. Non solo, mentre i palazzi sono la manifestazione delle condizioni dei loro signori, le prigioni seguono una logica diversa. In essa, infatti, gli esseri umani possono vedersi ghermire desideri dalle loro stesse ombre. E anche questo causa ripercussioni terribili su di loro nel mondo reale. Messa giù così non vi sembra persino peggio dei palazzi. Se tutti questi bizzarri incidenti in giro per il Giappone sono autentici risvegli del cuore, è probabile che là fuori esistano altre prigioni. Potrebbero essercene parecchie, considerate l'impossibilità di denunciare ogni incidente. Insomma, stiamo lavorando con la polizia per cercare di difendere la nostra reputazione, ma siamo sicuri che basti. Che vuoi dire? Se le prigioni sono davvero pericolose come abbiamo visto, non sarebbe cosa sbagliata lasciarle esistere indisturbate.
Se cose terribili come quelle a cui da Shibuya stanno verificando un po' dappertutto, non siamo forse gli unici che possono fermarle. È vero, hai assolutamente ragione. Sì, è nostro dovere salvare tutte le persone che stanno soffrendo disperatamente e dar loro coraggio. Ecco i miradi di fantasma. Bravi ragazzi. Già, puoi dirlo forte. Spendo il discorso da Dien e risvegliate il nostro sacro fuoco. Se il piano è questo, viaggiare in auto potrebbe effettivamente giocare a nostro vantaggio. Giusto, potremmo scoprire altre prigioni lungo la via per Sapporo. A me sta bene, il viaggio di segnale della sfrenata evasione. Ma come faremo a trovare tutte le altre prigioni? Tirando a indovinare, ci vorrà 1 milione di anni. Credo sia il momento per il Sophia Show! Oh, la Super Yai in azione! Posso rilevare qualsiasi prigione... Scusami! Posso rilevare qualsiasi prigione nelle vicinanze tramite l'olfatto. Cazzo, sei un cane da prigione? Sul serio? C'è dal loro odore? Una prigione emette una traccia distintiva. Quando entro in raggio di una prigione riesco a percepirla. Sofia, ma è pazzesco! L'ho decennata! Sono ancora un sacco di zone d'ombra, ma almeno sappiamo la mia reazione. Già, sarà la via per riformare la società, un'altra volta. E vai, sono esaltatissimo. Non ci resta che procurarci un mezzo di trasporto. Pensaci tutti quanti, dovrà essere bello grande, no? Ci toccherà noleggiare qualcosa, chissà quanto dovremo sborsare. Il denaro non sarà un problema. Finalmente è arrivato il primo e primo ultimo concorso. Oh, ci saranno gli spiccioli. Beh, ci siamo accordati con un esponente della polizia, magari sarà disposto a sovvenzionare la nostra indagine. Ok, figuriamoci. Un veicolo bello grande. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che una volta Soichiro abbia accennato qualcosa di simile. Andiamo a chiederglielo. No, andiamo a farmi salvare. Un'auto che possa trasportarvi tutti? L'altro giorno non stai parlando di qualcuno, di un grande mezzo di trasporto o qualcosa del genere? Oh, intendi quel mio conoscente con un camper? Si lamentava di non trovare mai il tempo per sfruttare di come stelle a prendere polvere. Soichiro è perfetto! Ti prego, faccela prendere in prestito, per favore. Ha a che fare con la faccenda per cui vi stanno incolpando tutti? Esatto. Allora temo di non avere pazienza, di non avere scelta. Ti telefonerò, aspettate fino a domani. Questo è il nostro capo, quanto è premuroso. Ma ascoltate, cercate di non darvi troppo la pazza gioia là fuori, intesi? E siete a posto con i fondi di viaggio e quant'altro? Sì, abbiamo tutti risparmiato in vista delle vacanze estive. Un tempo l'arte mi è venuto in miseria. Ora mi hai proiettato verso le stelle. Sì, l'abbiamo capito. Vabbè, ragazzi, io stacco qua. Tanto poi stasera c'è stasera giochiamo a Bravely e quindi serve Switch. E domani tanto rifaccio Persona domani pomeriggio, quindi riprendiamo esattamente da qua. Io devo andare, purtroppo devo andare per la cena. Allora, tra un paio d'ore, verso le 9, ci rivediamo qua con Bravely, 9:30. Mancio, ti ho avvertito, ok? Quindi non pensare alle notifiche. Ti ho avvertito, ok? Proviamo Bravely. Facciamo il primo paio d'ore. Primo paio d'ore, sì, più o meno 2-3 ore. Vediamo se riesco a arrivare al primo boss. Vediamo un attimo. Ci vediamo tra un paio d'ore. Persona torna domani. Domani sera toccherebbe a Paolino, quindi noi ci vediamo domani pomeriggio, adesso non so esattamente quando, con Persona. Riprendiamo esattamente da questa frase. Un camper. Esatto, un camper. Infatti faccio così, tasto PlayStation, alimentazione. Entriamo in età riposo. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera. Ciao ciao.